Consiglio Comunale Battipaglia, approvato riequilibrio di bilancio. Battipagliese Calcio, ufficiale il ripescaggio in eccellenza. Speciale TG ore 21:10, ospiti il sindaco francese e l'assessore Onnembo. Polemiche politiche, Rivoluzione Cristiana prende le distanze da Zara. Michele Cammarano, Movimento 5 Stelle, Fiume Sele, grave inquinamento. Bellizzi, arrestato spacciatore. Operaio folgorato, indagini dei carabinieri. Ospedale di Battipaglia, tensione in reparto. Domani a Battipaglia, Cineforum sotto le stelle. Comune di Eboli urla e minaccia i dipendenti. Litorania al via le giornate ecologiche. Centro Impiego Battipaglia, cerca personale. Crazy Ghost Battipaglia, futuro a rischio. Il Consiglio Comunale è un momento in cui il sindaco si apre ai cittadini e al Consiglio. Ieri terzo Consiglio Comunale di Battipaglia, nonostante il tentativo dell'opposizione di bloccare le proposte di variazione di bilancio, il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese e i suoi sono riusciti ad approvare i debiti fuori bilancio. La vicenda di Rivoluzione Cristiana con Fernando Zara è stata centrale anche in Consiglio. L'ex primo cittadino, non avendo ottenuto l'incarico di amministratore della municipalizzata Alba Ecologia, aveva contestato il sindaco Francese, invitando il gruppo di Rivoluzione Cristiana a votare, ieri in Consiglio, contro il riequilibrio di bilancio. Dei tre consiglieri di Rivoluzione Cristiana, Bruno Amendola era assente, Francesco Marino si è astenuto, ma ha votato a favore dell'esecutività della delibera e Francesco Falcone ha votato a favore. Gerardo Motta, durante la discussione, ha prima chiesto la pubblicazione degli atti dell'amministrazione e dei curricula degli assessori sul sito dell'ente, poi l'intervento di Procura e Ispettorato del Lavoro sulla figura del capostaff Adriano Esposito, che lavora al comune senza un contratto. In seguito ha cercato di invalidare la seduta di Consiglio, minacciando un esposto al TAR. Motta poi ha abbandonato l'aula per protesta, seguito da una parte del gruppo di opposizione. In aula sono rimasti Enrico Lanaro e Gidio Mirra. Pare che alla base della mancanza dei curricula e degli atti sul sito ci sia un errore tecnico che impedisce di aggiornarlo. I curricula e tutti i documenti sono disponibili al municipio, ha ricordato il presidente del Consiglio Franco Falcone. Come è stato fatto nel passato. La notizia del ripescaggio in eccellenza per la Battipagliese Calcio è divenuta ufficiale. Il presidente Mario Palmentieri è stato contattato dalla Lega per confermare il venuto ripescaggio. La notizia è stata ufficializzata dall'ufficio stampa con il collega Andrea Laganà. È ufficiale, la Battipagliese in eccellenza, lo hanno comunicato questo pomeriggio al presidente Palmentieri. Euforia in città e soprattutto per i tifosi che dopo 12 mesi di stop si ritrovano dalla promozione direttamente in eccellenza. In queste ore serviranno almeno un paio di colpi last minute per rinforzare l'organico. L'articolo 40 dice entro il primo consiglio comunale idoneo. Ma non interviste in esclusiva dopo poco più di un mese di lavoro al sindaco Cecilia Francese e all'assessore alle partecipate educazione civica, bene comune e bellezza Marco Onnembo. Importanti le novità annunciate dal primo cittadino e dall'assessore alla giornalista Rosaria Sica, responsabile di redazione di Sud TV. Fra queste gli impegni concreti per gli ambulanti, l'accordo polieco e del progetto di integrazione dei profughi per pulire la città di Battipaglia. Vi invitiamo questa sera a seguire lo speciale TG sul canale 663 del digitale terrestre dell'emittente Sud TV a partire dalle 21:10. Domani replica alle 15:10. Non è più forte di me. Fernando Zara giochi da solo le sue partite personali. Noi siamo con il sindaco. Queste le parole di Antonio Di Cunzolo, referente di Rivoluzione Cristiana. Non è una cosa che riguarda il partito. In questo caso ci sarebbe stato un confronto, una consultazione o almeno delle riunioni. Nulla di tutto questo è stato fatto, per cui noi proseguiamo serenamente al fianco della Francese. Frasi che hanno tutto il sapore di una presa di distanza da Fernando Zara, interessato probabilmente più al ruolo all'interno di Alba, negatogli, che ai progetti generali della città. Intanto questa mattina alla riunione di maggioranza era presente anche Marino, a conferma che gli equilibri non si sono smossi, almeno per il momento.
Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano, interroga la Regione Campania sul grave inquinamento del fiume Sele. Schiuma, chiazze grigiastre, melma, plastica per le serre abbandonate nel corso d'acqua, esordisce Cammarano, che prosegue. Tubi abusivi per scarichi non identificati, adagiati sul fondale, pulizia del letto pari a zero. Un vero disastro. Sono le immagini eloquenti che abbiamo registrato durante la navigazione del fiume Sele. Il consigliere regionale capacese Michele Cammarano, insieme al senatore Andrea Cioffi, entrambi del Movimento 5 Stelle, hanno eseguito un sopralluogo in barca lungo il fiume Sele. A distanza di un mese siamo tornati a monitorare il corso d'acqua, spiega Cammarano. Questo ennesimo sopralluogo, che non sarà l'ultimo, segue il deposito di una interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, e al suo vice Fulvio Bonavitacola, che ha la delega all'ambiente. Continuano a giungere numerose proteste dei cittadini per schiuma e melma nel fiume, che accompagnato da un intenso cattivo odore, prosegue Cammarano, vorremmo capire se Palazzo Santa Lucia, insieme con le amministrazioni locali e con gli enti locali, intende intervenire per ripristinare la salubrità ambientale del corso d'acqua. Con l'interrogazione, conclude Cammarano, chiediamo in particolare alla Regione se intende intensificare ricerche, controlli e indagini per risalire alle cause dell'inquinamento e all'individuazione dei responsabili. I carabinieri di Bellizzi hanno tratto in arresto il pregiudicato Massimo Romano, 31enne di Bellizzi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, nel corso di un servizio disposto dalla compagnia di Battipaglia, finalizzato a contrastare il diffusissimo fenomeno dello spaccio di stupefacenti, a seguito di perquisizione effettuata presso la sua abitazione di via Torino, è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina per un peso complessivo di 1,50 grammi, 2 bilancini elettronici di precisione, materiale necessario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente e della somma in contanti di 170 euro, provento dell'illegale. Illecita attività di spaccio. Si sono svolti questa mattina a Santa Cecilia i funerali di Walter De Nigris, il 28enne bolitano folgorato da una potente scarica elettrica mercoledì pomeriggio. A Capaccio, intanto, si continua a sperare per le condizioni di Martino Marino, ricoverato in prognosi riservata a Ruggi di Salerno. Entrambi si trovavano nel cantiere di una casa in costruzione a Gromola. I carabinieri di Agropoli hanno ricostruito la dinamica dell'incidente che ha causato la morte dei De Nigris e il ferimento di altre 4 persone. In base alla ricostruzione dei carabinieri di Capaccio Scalo, le persone rimaste coinvolte nell'incidente stavano sollevando un palo elettrico nel giardino dell'abitazione, ma non lontano c'era un palo dell'alta tensione. Tra i due pali si è formato un arco elettrico e una scarica molto potente ha colpito le 5 persone che erano vicine al palo. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per verificare se nel cantiere fossero stati rispettati tutti i dispositivi infortunistici e per chiarire i ruoli delle persone coinvolte e delle altre presenti nel cantiere al momento dell'incidente. Un infermiere va in malattia e nel reparto si scatena il caos. Ieri l'ambulatorio di sorveglianza TAO all'ospedale di Battipaglia è stato teatro di una lite tra i soli 2 infermieri presenti e un centinaio di persone spazientite dalla lunghissima attesa. Provvidenziale l'intervento di alcuni infermieri degli altri reparti che hanno calmato gli animi. Il reparto TAO eroga diverse prestazioni e può disporre di 5 figure, tra medici e infermieri divisi in accettazione nelle sale di prelievo. Peccato che ieri ne fossero presenti solo 2. Degli altri 3, uno è stato dirottato presso il reparto di ostetricia e ginecologia per far fronte alla carenza di personale, un altro in ferie e un terzo in malattia da 3 giorni. Sono arrivato in ospedale alle 8 e ho fatto il prelievo alle 11:30, ha commentato uno dei pazienti presenti in ambulatorio. Sono attese inaccettabili. Se la direzione ha conoscenza del fatto che ci sono pochi infermieri a disposizione, perché continua a inserire circa 100 pazienti ogni mattina? Qui manca l'organizzazione. Il Cineforum Sotto le Stelle è una manifestazione promossa dalla Proloco guidata dal presidente Vito Lucia, che prevede la proiezione di film in diverse aree della città e una serata di karaoke. Il programma avrà inizio domani in Piazza Conforti alle ore 21 con la proiezione della pellicola Sole a Catinelle. Si proseguirà tutti i venerdì fino al 26 agosto. Il 12 agosto in Piazza Aldo Moro sarà proiettato il film Quo Vado. Il 19 agosto nella Villa Comunale di Taverna delle Rose sarà proiettato il film Che Bella Giornata. Il 26 agosto nel piazzale del Pala Puglisi a Belvedere sarà proiettato il film Cado dalle Nubi.
Mercoledì 17 agosto alle 18.30 in Via Italia è prevista una serata di karaoke. Si tratta di una manifestazione culturale di sicuro interesse per i giovani e per i meno giovani, afferma la sindaca Cecilia Francese. Grazie all'interessamento dell'assessore Michele Gioia per favorire integrazione sociale e dare un segno positivo ai cittadini che decidono di restare in città o che non possono permettersi di andare in vacanza. Rendere la città più vivibile offrendo momenti di aggregazione è uno degli obiettivi della nostra amministrazione. Chiede chiarimenti, urla contro i dipendenti comunali, lancia minacce in toni poco galanti. In un mese è la terza volta che si ripete lo stesso esacrabile episodio. Un ingegnere bolitano ha scatenato l'inferno nell'ufficio tecnico comunale. Dopo aver chiesto spiegazioni a un dipendente, ha aggredito verbalmente un geometra. Era già successo nella stanza del sindaco un po' di settimane fa. E già un altro geometra era stato aggredito sempre in comune, raccontano i dipendenti di Via Ripa. Le urla sono state avvertite anche negli altri uffici. L'ingegnere di Santa Cecilia sta portando avanti una sua crociata personale, ma usa i toni e i modi sbagliati. Ieri mattina gli è stato spiegato che c'erano dei ritardi dalla regione ed è andato su tutte le furie. Ha iniziato a urlare e a offendere i tecnici comunali. Finora nessun geometra comunale lo ha denunciato. I dipendenti di Via Ripa lamentano pressioni e offese, ma nessuno di loro si rivolge ai carabinieri per presentare una denuncia. Sono partite oggi le due giornate ecologiche volute dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco di Eboli, Massimo Cariello, e realizzate dall'assessorato all'ambiente guidato dall'assessore Ennio Ginetti. Oggi è stata pulita la strada provinciale della Marina di Eboli. Hanno collaborato i comitati di quartieri di Campolongo, Santa Cecilia, la Sorta Papa Leone, Corno d'Oro e Cioffi, l'Associazione Giovani per la Marina di Eboli, la cooperativa Cosmos, le case di accoglienza e i loro ospiti, le varie ditte private che hanno messo a disposizione i propri mezzi e uomini, gli stabilimenti balneari e i cittadini. Coinvolti circa 50 richiedenti asilo di due centri di accoglienza per dare concretezza al protocollo d'intesa sottoscritto con i centri di prima accoglienza di Eboli e l'avallo della Prefettura di Salerno. Domani l'appuntamento è alla Casina Rossa alle 7 sulla strada litoranea. Il Centro per l'impiego di Battipaglia cerca operai addetti all'utilizzo di macchine per cucire e operai addetti all'utilizzo di presse stiro e ferro da stiro. La preselezione sarà effettuata dal Centro per l'impiego per conto di un'azienda operante nel settore confezione in serie di abbigliamento da uomo, con sede nell'ambito territoriale di competenza del centro. L'assunzione è a tempo indeterminato ed è rivolta a persone comprese tra i 18 e i 45 anni che abbiano maturato esperienza nel settore specifico. L'offerta è però limitata a soggetti residenti nei comuni di Battipaglia e Salerno. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0828 67 19 95. Dopo le comunicazioni dell'ASD Tusciania di voler riconsegnare le chiavi del Palaschiavo, la Crazy Ghost Battipaglia, basket in carrozzina, unica realtà di tutta la regione Campania di questa disciplina, si ritrova senza campo per il prossimo campionato. Non essendoci altre strutture al momento disponibili a Battipaglia, il team affida le sue speranze di continuare la sua gloriosa storia fuori dalla città nativa. Il presidente Vincenzo Spinelli ha dichiarato: «Dire di essere deluso è riduttivo, confidiamo nell'amministrazione francese affinché riesca a fare un miracolo, ma Battipaglia per lo sport da anni non esiste nemmeno l'ordinaria amministrazione, addirittura l'ente in contenzioso con tutte le associazioni che hanno gestito gli impianti, segno evidente che qualcosa non ha funzionato».